Un cordiale saluto e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Teramo, dove la Guardia di Finanza dei reparti GICO di Roma, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale proprio di Teramo, hanno posto questa mattina in stato di fermo i fratelli Mario e Davide Ciaccia, gli imprenditori titolari della MGAT, il cui ramo italiano ha acquisito di recente il 60% della Teramo Calcio. Ciaccia è uscito nel tardo pomeriggio dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, diretto verso il carcere di Ascoli. Dettagli nel servizio di Jacopo Forcella. La Guardia di Finanza di Teramo, a supporto dell'attività della Procura di Roma, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Davide Ciaccia, uno dei due soci di maggioranza del Teramo Calcio, che si trovava proprio nel capoluogo aprutino. Analogo provvedimento nei confronti del fratello Mario, che però non si trova in Abruzzo. E soprattutto il sequestro del 60% delle quote della società di calcio, che lo scorso 8 novembre erano passate da Franco Iachini, appunto, ai fratelli Ciaccia. Le fiamme gialle di Teramo, dirette dal comandante provinciale Gianfranco Lucignano, sono dunque di supporto ad un'operazione più ampia che riguarda sei regioni e numerose società e che è partita dalla capitale. Il provvedimento nei confronti di Mario e Davide Ciaccia, emesso dal pubblico ministero per questioni di urgenza e per il timore che il reato venga portato a compimento, dovrà comunque essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. L'accusa è grave: associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, indebite compensazioni, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il tutto nell'ambito dello sfruttamento fraudolento, secondo l'accusa, degli incentivi statali, l'ecobonus e il 110% per le ristrutturazioni. Davide Ciaccia è stato fermato all'hotel Sporting, dove si trovava da ieri, e portato alla caserma della Finanza di Teramo. Le quote della Teramo Calcio invece sono state affidate al custode giudiziario. Insomma, un vero e proprio terremoto in Casa Biancorossa a pochi giorni dal closing e a 5 giorni dalla presentazione al Parco della Scienza, nella quale il sindaco Gianguido D'Alberto aveva dato il benvenuto ai nuovi proprietari del club biancorosso. Il fermo dei Ciaccia congela per il momento la parte più consistente del pacchetto di quote societarie, mentre il restante 40 è ancora in capo a Franco Iachini. In attesa dei dettagli da parte della Procura di Roma, che potrebbero essere svelati nei prossimi giorni, l'interrogativo per la piazza biancorossa riguarda il futuro. La trasferta di Carrara alle porte, certo, ma l'orizzonte più lungo è quello che desta le maggiori preoccupazioni. Lo stesso Ciaccia, dopo una giornata iniziata molto presto, ha lasciato il comando provinciale delle Fiamme Gialle solo nel tardo pomeriggio, diretto verso il carcere di Ascoli Piceno, accompagnato dalla Guardia di Finanza di Roma. Dal punto di vista sportivo, sulla vicenda Teramo, ma anche su quella che riguarda la Pro Patria, è intervenuto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ai microfoni di tuttomercatoweb.com si è detto preoccupato, come è normale che sia, di fronte a situazioni come queste, e augurando ai diretti interessati che tutto si risolva in virtù dei principi di garanzia. Vedo anche, ha detto Ghirelli, un lato positivo. Le nuove norme varate dalla FIGC per il passaggio di quote superiori al 10% del pacchetto azionario dei club intervengono a salvaguardia delle società. Una norma dunque che possiamo etichettare come assolutamente positiva. Adesso, ha concluso Ghirelli, non ci resta che attendere novità, anche se non so dire con quali tempistiche. La situazione è chiara, ha concluso. Se dovessero essere confermate tali problematiche, al timone tornerebbero le precedenti proprietà. Ancora cronaca: è stato arrestato nel tardo pomeriggio dai carabinieri Alessandro Chiarelli, 29 anni, accusato dell'omicidio di Fulvio De Clercq, 54enne di Popoli, ritrovato in mattinata sulle sponde del fiume Aterno del centro Peligno. Quanto si è appreso, il fatto di sangue sarebbe avvenuto tra i due conoscenti già noti agli inquirenti e già entrambi pregiudicati per futili motivi. L'arma del delitto, un coltello insanguinato, è stato ritrovato a casa della vittima. Accanto al corpo senza vita era stata trovata una carriola usata probabilmente per trasportarlo lungo il del fiume Pescara, incontrata De Contra. Ad avvistare il corpo con una vistosa ferita alla testa è stato un residente che passeggiava con il cane. I carabinieri avrebbero ritrovato anche gli abiti di Chiarelli sporchi di sangue e sul corpo dell'omicida sarebbero presenti numerosi graffi. Al momento l'arrestato si trova ancora nella caserma dei carabinieri a Popoli. E noi cambiamo argomento: il Super Green Pass. In realtà il governo e il Comitato Tecnico Scientifico hanno dato l'ok alla nuova misura che entrerà in vigore il 6 dicembre e durerà fino al 15 gennaio. Il Super Green Pass varrà anche in zona bianca, ma i provvedimenti adottati hanno già suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche anche nella nostra regione. Vediamo.
Ma io penso che sia uno strumento inefficace. Sì. Ho suggerito al governo che secondo me c'è stato un errore di strategia, perché si è scelta la strada della facoltatività. Avrei favorito una comunicazione migliore per convincere della bontà del vaccino e avrei inserito il diritto all'indennizzo, perché disarma tanti complottisti che pensano che lo Stato non voglia inserire il diritto all'indennizzo perché non si sente sicuro. Così il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, intervenuto alla trasmissione Un giorno da pecora in onda su Radio 1 parlando del nuovo decreto legge sul Super Green Pass. Marsilio, che nei giorni scorsi si era già detto contrario alla manovra, accusa il governo centrale che questo sia un obbligo surrettizio che alimenta il sospetto che lo Stato stia facendo di tutto per non mettere l'obbligo vaccinale, per non accollarsi il diritto all'indennizzo. Il presidente della giunta regionale conferma la sua posizione sui vaccini quale unica arma per sconfiggere il virus. Io penso che ad aiutare il rallentamento della pandemia sarà la terza dose e abbiamo noi chiesto come regioni tutti insieme di anticipare a 5 mesi, di togliere i limiti di età, cose che il governo ha sostanzialmente accolto, e quindi su questo siamo soddisfatti. In coda alla trasmissione Marsilio lancia poi un messaggio al ministro Gelmini e al presidente Draghi per avere nel più breve tempo possibile risorse economiche per continuare ad affrontare questa pandemia. Noi abbiamo oltre 4 miliardi di spese certificate dovute alla pandemia che quanti sono coperti. E voi dell'Abruzzo quanti soldi vi mancano? Noi siamo intorno ai 100 milioni perché la media sono circa 100-120 euro pro capite in tutta Italia, chi più chi meno. Certo. Polemiche arrivano dai banchi dell'opposizione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi dichiara dai responsabili le parole di Marsilio. Lui è stato l'unico ad esprimersi contro il Super Green Pass, che ha trovato il favore di tutti gli altri presidenti di regione, che è stato votato in Consiglio dei Ministri anche da Lega e da Forza Italia, per cui io non comprendo, noi non comprendiamo chi rappresenti Marco Marsilio quando va a sedersi a quei tavoli. Rappresenta l'Abruzzo? Rappresenta la sua maggioranza? Siamo certi che rappresenti la sua maggioranza? O rappresenta soltanto Fratelli d'Italia e il suo capo politico Giorgia Meloni? Ed ora i numeri della pandemia nella nostra regione. Sono 272 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.535 tamponi molecolari. È risultato positivo il 6% dei campioni. Il lieve calo i ricoveri, che passano dai 102 di ieri ai 98 di oggi. Si registrano 3 decessi recenti, così il bilancio delle vittime sale a quota 2.583. Gli attualmente positivi sono 3.846. 91 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 7 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 3.748 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 114. Torna a scendere l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che passa da 110 a 103. E noi restiamo in argomento, perché il Comune di Pescara e l'ASL hanno destinato la palestra della scuola Foscolo agli studenti che devono fare i tamponi. Vediamo. Assessore, notizia di poche ore fa che a Pescara potranno essere fatti tamponi anche nella palestra della scuola Foscolo. Allora, ieri abbiamo concordato con la ASL che oltre ai tamponi che si fanno allo stadio dal lunedì al venerdì, abbiamo deciso di fare i tamponi anche il sabato e la domenica. Quindi è stata scelta la scuola media Foscolo e quindi da sabato sarà attivata la procedura per fare i tamponi anche alla scuola media. In Abruzzo i casi stanno aumentando, però nelle scuole grandi numeri non ce ne sono. Mi riferisco soprattutto alle scuole superiori, dove veramente i ragazzi, che sono quasi tutti vaccinati, non hanno problemi. Forse qualche problema ce l'abbiamo alle scuole che fanno riferimento alla scuola elementare e alla scuola media. Comunque l'obiettivo dell'amministrazione comunale, assessore, è quello di continuare a lavorare per tenere le scuole aperte, per far sì che le lezioni possano proseguire in presenza. Allora, io ieri ho fatto presente proprio questa situazione alla ASL, perché sarebbe a livello psicologico per i ragazzi un risultato negativo al massimo, quindi io mi sono battuto per far sì che le scuole rimangano aperte.
Ed ora la politica e Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, il candidato del centrodestra per la presidenza della provincia di Chieti alle elezioni del 18 dicembre prossimo. Lo hanno reso noto i coordinatori Mauro Febbo e Daniele Damario per Forza Italia, Antonio Tavani per Fratelli d'Italia, Nicola Campitelli, Fabrizio Montepara e Luigi Leonzio per Lega e Tonia Paolucci per i Civici, i quali sottolineano come Paolini, di recente eletto sindaco, sia la persona giusta per esperienza, capacità e competenze politiche e amministrative per ridare alla provincia di Chieti il ruolo centrale che merita. E noi torniamo a Teramo perché questa mattina la Fondazione Tercas ha presentato le iniziative riguardanti il bando denominato Ricomincio da te in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Vediamo. Una giornata bellissima nella quale in qualche modo raccogliamo i frutti di un bando importante, un bando storico, Ricomincio da te, che per il primo anno la Fondazione ha pubblicato, relativo a tutte le iniziative culturali, di volontariato, istruttive, che in qualche modo andassero a combattere la violenza sulle donne, ma non soltanto la violenza, anche la discriminazione di genere, poiché siamo convinti che proprio in questa cultura della discriminazione pone le radici poi quella che sarà la futura violenza. Ecco perché oggi Palazzo Melatino ospita le associazioni che hanno portato frutti, alcune delle associazioni, quelli che per noi sono stati progetti emblematici, ne abbiamo finanziati ben 43, ma oggi abbiamo ad esempio la Sartoria, che è nata dalla collaborazione tra il Centro Antiviolenza La Fenice e la cooperativa Aputina della Caritas, abbiamo l'Elefante Bianco che lavora con psicologi all'interno delle strutture carcerarie per il recupero degli uomini che che stanno scontando la pena per episodi di violenza sulle donne. E poi abbiamo le scuole in collegamento streaming, perché le scuole hanno realizzato progetti meravigliosi, progetti proprio che sono ad implementare una cultura del rispetto e della parità che nasce proprio dai banchi di scuola, nasce dall'educazione dei nostri piccoli. L'Elefante Bianco, questo è un percorso che noi appunto portiamo avanti dal 2017 e che nella fattispecie con questo progetto sta sperimentando questo percorso psicoeducativo all'interno delle carceri, qui naturalmente in collaborazione con l'istituto penitenziario appunto di Castrogno, con il quale appunto già da un po' di tempo a seguito di un protocollo si è avviata una collaborazione. Quindi questo progetto, che tra l'altro ha durata di un anno, ma si divide appunto in diverse fasi, attualmente comunque occupa ben 16 detenuti, divisi oltretutto che provengono da due diverse aree: l'area protetta, che è quella appunto che riguarda gli autori di violenza sessuale nei confronti dei minori, e l'area comune, che riguarda poi gli autori di tutte le altre forme di violenza. E quindi è un progetto che si snoda appunto in 12 mesi, di cui i primi 6 si snoda con attività, con incontri motivazionali e attività di gruppo, e la restante parte invece sono incontri di follow up per poter poi magari arrivare anche a motivare l'utente, qualora appunto finisca di scontare la pena detentiva, a proseguire questo percorso all'esterno. Ed il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha nominato il nuovo direttore della Caritas italiana, e Don Marco Pagnello, della diocesi di Pescara Penne. E quanto si legge nel comunicato finale dell'Assemblea dei Vescovi che si è tenuta a Roma, Don Pagnello prende il posto di Don Francesco Soddu, che era stato recentemente nominato dal Papa Vescovo di Terni Narni Amelia. Don Marco, classe 71, è stato direttore della Caritas diocesana di Pescara Penne dal 2006 al 2020. E a dicembre tornano all'aeroporto d'Abruzzo i voli per la Sicilia e Malta, una occasione per portare turisti in Abruzzo nel periodo delle festività natalizie. Vediamo. Tornano i collegamenti con la Sicilia a dicembre dall'aeroporto d'Abruzzo, lo rende noto la Saga, società di gestione dello scalo pescarese, specificando che in occasione delle festività natalizie saranno disponibili 4 voli tra Pescara e Palermo. Nello specifico sarà possibile volare sabato 18 dicembre, martedì 21, lunedì 27, mercoledì 29 dicembre e poi ancora a gennaio il 3, il 6 ed il 9, con sempre 2 tratte per ciascun giorno. Dopo un mese di pausa,
corsa tornerà anche il collegamento aeroporto d'Abruzzo-Catania. La tratta verrà effettuata sabato 4 dicembre, mercoledì 8, domenica 12, giovedì 16, domenica 19, martedì 21, giovedì 23, domenica 26, martedì 28, giovedì 30 dicembre. E poi a gennaio lunedì 3, mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9. Oltre che per la Sicilia, a dicembre ripartiranno i voli per Malta. Da sabato 4 dicembre si volerà anche martedì 7, sabato 11, martedì 14 dicembre, sabato 18, martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e poi a gennaio due volte a settimana, il martedì ed il sabato. Restano invariati i collegamenti da Pescara per Torino, Bruxelles, Charleroi, Bergamo, Orio al Serio, Bucarest, Londra, Francoforte e Tirana. Restano i due collegamenti poi giornalieri con Milano Linate. Con il mese di dicembre molti vettori hanno deciso di potenziare le frequenze dei collegamenti già in essere con l'aeroporto d'Abruzzo, ha evidenziato il presidente della Saga Vittorio Catone a dimostrazione dell'attrattività del nostro scalo. I collegamenti, ha detto ancora Catone, diventano un'occasione per gli abruzzesi di raggiungere le varie destinazioni che abbiamo per la stagione winter, ma anche per l'Abruzzo di accogliere durante il Natale un po' di turisti mostrando le nostre bellezze. E sempre a Pescara, per combattere e curare le dipendenze patologiche, si va sempre più affermando il metodo del centro Crisalis Art of Living, tanti pazienti che arrivano anche da fuori Italia. Vediamo. Crisalis Art of Living, un nuovo modo di curare le dipendenze. Voi avete la vostra sede a Pescara e avete tantissimi pazienti che arrivano anche da fuori Italia. Il nostro programma è basato sui 12 passi, che è un programma anglosassone, dove facciamo parte del gruppo Hazelden, che è comandata da Betty Ford, la moglie del presidente Ford dell'America, e siamo gli unici in Italia a fare questo programma, che è basato tutto sul one to one. Noi non facciamo gruppi, abbiamo 6 ore di psicologia la mattina, 6 ore di psicoterapia il pomeriggio, c'è un operatore di notte, oppure c'è un'infermiera che gli diamo supporto 24 ore su 24 alla persona. Invece di vivere in comunità, gli diamo una casa per ogni paziente. L'identikit del paziente che si rivolge al vostro centro? Guardi, quest'anno, negli ultimi anni, diciamo che la maggior parte dei nostri pazienti sono cocainomani, gioco d'azzardo, alcol. Purtroppo adesso, a causa del Covid, abbiamo anche tanti depressi, quasi tutti con doppia diagnosi. Si parla di dipendenze, di disturbi comportamentali, gioco d'azzardo, internet, lavoro, shopping, anche altro. Insomma, voi entrate un po' nella psicologia, anche nella mente di queste persone che hanno questi disturbi. Sì, certo, noi tentiamo di dare un aiuto specializzato a queste persone che hanno queste problematiche. Quello che noi facciamo in Crisalis è creare dei programmi personalizzati che siano specifici per l'utente in base alle sue problematiche. E diciamo che le patologie, le difficoltà che vengono trattate nella nostra struttura vanno dalle dipendenze da sostanza alle dipendenze comportamentali, quindi per esempio gioco d'azzardo, dipendenza da shopping, da sesso, internet. Poi ci sono delle problematiche di tipo più prettamente alimentare e ovviamente tutti i disturbi correlati, che possono essere ad esempio disturbi d'ansia, disturbi dell'umore o disturbi del comportamento. Quali sono le fasce di età che risentono maggiormente di queste problematiche? Allora, diciamo che le fasce di età possono essere variabili. Noi comunque in linea di massima facciamo il trattamento dell'adulto. Il trattamento dell'adulto è in una fascia che può andare dalla maggiore età fino ai 40-50 anni. Abbiamo avuto anche pazienti anche un po' più anziani, ecco. Siamo alla pagina dello sport, allenamento mattutino a Silvi per il Pescara, che domenica affronta l'Adriatico Cornacchia, la Lucchese, con cui condivide la posizione in classifica, quota 21 punti. Nei biancorossi allenamento differenziato per Cristian Galano, ma l'esterno sembra essere recuperabile per la sfida interna contro i rossoneri toscani. Seduta in parte col gruppo, in parte differenziata invece per Bocic e Ferrari, con il centravanti che come Galano dovrebbe essere della partita. Chi invece potrebbe andare verso il forfait, Giambò, il giovane centrocampista
centrocampista ha svolto una seduta a parte. Auteri ha continuato le prove col 3-4-3, partitella con questo schieramento per la formazione biancazzurra. In attacco in ascesa le quotazioni di Rauti per andare a prendersi il posto a sinistra in ballottaggio con De Marchi. Anche Chiarella, totalmente ristabilito, si candida a destra per una maglia dal primo minuto. Ed intervenuto nel corso della trasmissione replay, l'ex direttore sportivo del Pescara Andrea Iaconi ha analizzato il momento difficile dei biancazzurri e ha parlato di come è cambiata la politica di calcio del Delfino negli ultimi anni. Vediamo. Per quello che mi riguarda, io lo stimo molto, perché lui ha avuto il coraggio, innanzitutto un presidente che fa 10 anni il presidente da solo, vi assicuro che non è assolutamente facile portare avanti la gestione delle società, soprattutto in questo momento, soprattutto quando hai avuto il Covid e tanti. Io ritenevo il Pescara nella mia classifica delle società migliori d'Italia, il primo periodo di Sebastiani una delle migliori, perché faceva tutto quello che secondo me che doveva fare una società di provincia, quindi costruiva il settore giovanile, le strutture, ha vinto più di tutti, faceva plusvalenze che è indispensabile per una società come Pescara, ha portato i giocatori in Serie A, ha preso buoni allenatori, il Di Francesco, quindi secondo me era uno dei migliori. Io qualcosa deve essere successo, poi è chiaro che bisognerebbe parlare con lui per vedere in questo tragitto che lui ha fatto come le situazioni cambiano. A volte io mi sono trovato con quasi 50 miliardi di debiti a Pescara da risanare, ci abbiamo messo lavorando 9 anni. E si esce, secondo me, il calcio che facevamo noi a quei tempi, il calcio che ha fatto Sebastiani nei primi anni, così ne esce, non c'è altro modo. È come una catena di montaggio che va dalla scuola calcio alla prima squadra. E ogni anno devi programmare per far uscire 1, 2, 3, 4 ragazzi, quanti ne sono, portarli in prima squadra e dargli strutture, settore giovanile, alla fine i risultati, non prima il risultato. Archiviata la sconfitta in Coppa Italia e con la vicenda che riguarda Davide Ciaccia, il Teramo prepara la trasferta insidiosa di Carrara in quello che è un vero e proprio scontro diretto. In chiave salvezza, l'attaccante biancorosso Simone Rosso guarda domenica, anche se gli infortuni in questo frangente stanno condizionando la classifica del Diavolo. Vediamo. Penso che comunque a livello di occasioni non ce ne siano state moltissime, però a livello di gioco penso che comunque le nostre idee contro chiunque esso sia l'avversario noi le mettiamo sempre in campo. Questo è un piccolo punto di partenza che comunque ci fa capire che il lavoro quotidiano che facciamo tutti i giorni, e poi se dimostriamo anche come contro una corazzata come Suttilo che comunque abbiamo idee e principi di gioco, è una cosa che ci deve rendere orgogliosi e ci deve far lavorare con ancora più cattiveria, ancora più entusiasmo. Da domani si inizia a pensare subito alla Carrarese, che per noi è una partita di fondamentale importanza. Dobbiamo recuperare tutti quanti le energie e andare là con sempre la nostra idea, con sempre la nostra mentalità, che è quella di andare a provare a vincere in tutti i campi. Ma dal punto di vista psicologico noi dobbiamo essere bravi subito a voltare pagina. Era logico che comunque è stata una competizione a cui noi tutti ci tenevamo molto, purtroppo è andata così, e che da domani abbiamo un unico pensiero, che è quello di andare a Carrara e fare risultato. La classifica è questa e conosco solamente una strada che è quella del lavoro, è quella di restare uniti, di cercare di migliorare tutte quelle che in questo momento sono piccolissime, sono piccolissimi dettagli che poi alla fine non ci portano a fare il bottino pieno. Siamo una squadra che ama il lavoro, ascolta tutti i concetti del mister, e quindi sono convinto che alla fine e alla lunga arriveranno i punti e che le vittorie che meritiamo. Abbiamo,
abbiamo un sacco di infortunati, perché purtroppo la verità è questa, però io penso che chi va in campo dà sempre il 100%, purtroppo ogni squadra vive dei momenti in cui ci sono degli infortuni e bisogna essere bravi a sopperire nel migliore dei modi. Ed in Serie D non è riuscita l'impresa al Castelnuovo di rimontare la Recanatese, che segna un secondo gol nella ripresa e si porta a casa il match che era stato interrotto lo scorso 30 ottobre. Di Fabio non contento della direzione arbitrale, ora ha bisogno di tornare a far punti nella gara di domenica prossima contro il Fiuggi. Vediamo. Qualche disattenzione di troppa difensiva anche oggi è costato questo gol. Sì, era una partita difficile, una partita strana da affrontare, però ancora una volta una disattenzione difensiva. No, siamo partiti bene, abbiamo preparato la partita proprio per aggredirli, per cercare di tenerli su, e l'abbiamo fatto. Anzi, molto abilmente vorrei rivedere l'episodio su Stefano De Gidio, che avesse dato il rigore lì, cambiava completamente la partita, però la squadra ci ha provato, e quello che avevo raccomandato è di essere molto attenti a non prendere gol, perché altrimenti sul 2-0 poi la partita sicuramente sarebbe stata ancora più difficile. Purtroppo hai ragione tu, un errore difensivo, perché 4 contro 1 abbiamo preso gol su un cross e niente, poi è diventato tutto più difficile, però quello che ho visto, grande impegno, grande determinazione in questa partita, volevamo in qualche modo cercare di recuperarla, non ci siamo riusciti, però non cambia niente, andiamo avanti per la nostra strada sapendo che domenica abbiamo un'altra partita difficilissima e ci concentreremo su quella. Sono le caratteristiche di questa mia squadra, noi vogliamo sempre giocare, è normale che quando c'è solo un tempo non è facile gestirlo, perché poi avevamo di fronte una buona squadra che aveva fatto 3 gol domenica al Notaresco, che sta in salute, però i ragazzi sono stati veramente bravi, stupendi, abbiamo avuto anche altre occasioni, abbiamo tirato 3-4 volte in porta, sono contento, sono molto contento. Dopo 10 giornate sicuramente è presto, ma la Recanatese non può nascondersi, è una di quelle squadre per il modo di giocare e per caratteristiche di squadra che ambisce a qualcosa di importante. Ma noi dobbiamo seguitare a fare il calcio che, lo dico sempre ai ragazzi, lavorare, allenarci, poi vediamo a febbraio, a marzo dove siamo. Il calcio mi ha insegnato che ci vuole tantissimo a stare in alto, ma ci vuole pochissimo a cadere, perciò se noi ci sentiamo bravi siamo nel dramma. C'è da lavorare, sono soddisfatto, perché al di là del fatto del giocare, ma ho un gruppo veramente di ragazzi seri che stanno bene insieme, che si allenano bene e che provano sempre a giocare. Questa è la soddisfazione più grossa per un allenatore. E questa sera non perdete alle ore 21 l'appuntamento con una nuova puntata di Vision Air di Giuseppe Dintino. Ospite il regista Walter Nanni. Il nostro telegiornale termina qui. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.